siamo in una sartoria sociale. L'esperienza mia dopo anni di volontariato è stato di voler creare qui sul territorio milanese una realtà che potesse creare un impatto sociale proprio sul territorio, coinvolgendo persone con vulnerabilità. Questo luogo è diventato una sartoria dove persone provenienti da diverse situazioni di vulnerabilità imparano a diventare sarti e lavorano come essi. Con noi lavorano 13 persone di 12 nazionalità diverse e lavoriamo in un'ottica di creare posti di lavoro. Quindi il nostro è proprio un'inclusione lavorativa per persone fragili, soprattutto rifugiati, 12 nazionalità diverse, in cui trovano un canale per dare sfogo alle proprie creatività e alla propria esperienza di skills, di sarti, però facendo un lavoro che è produttivo, è inserito in un contesto economico di fornitori e produttori. E noi questo vogliamo creare, un modello economico in cui possiamo essere parte di una catena, di un meccanismo anche articolato e che funziona secondo i meccanismi, diciamo, tradizionali. Il nostro obiettivo è andare a unire un'attività prettamente sociale, quindi dedita a supporto di persone fragili, con un'attività che è prettamente quella di un brand, quella di creare collezioni, di commercializzare queste collezioni e tramite la collezione stessa portare un messaggio verso il pubblico che è di tutta la storia che ci sta dietro, quindi delle persone che poi effettivamente creano questi capi. Le persone con cui lavoriamo le andiamo a selezionare con il supporto del Comune di Milano, della Caritas e di altri enti del terzo settore che hanno una mappatura molto specifica sul territorio. Questo ci ha portato anche a creare una rete, quindi sia col Comune ma anche con le aziende del territorio e anche nazionali o internazionali che riescono a creare un ecosistema in cui tutto circola, e circola proprio anche in un modello circolare, anche di economia circolare, come può essere l'upcycling, perché tramite donazioni di tessuti, donazioni di materiali, noi andiamo a creare i capi proprio andando a utilizzare tessuti, quindi non tessuti nuovi prodotti, ma qualcosa che era già in circolo e che ha un'ottima qualità, ma che non veniva più sfruttato. Nel 2024 ci sarà la prima collezione primavera-estate di Prism che va a raccontare un racconto di un viaggio intorno al mondo in cui a ogni collezione si va a scoprire un nuovo posto, una nuova cultura e questa cultura viene dagli stilisti espressa tramite le fantasie, tramite i capi, ma poi questo viaggio intorno al mondo, quindi visivo, è anche un viaggio fisico, perché poi appunto a realizzare i capi sono persone che questi viaggi li hanno fatti veramente in cerca di una nuova speranza. In questo viaggio nel 2024 si va a scoprire il paese del Lesotho, che è uno stato nel sud dell'Africa dove ci sono ambienti, paesaggi, colori che vanno a riscontrarci poi nelle nostre fantasie.